Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Se è vero che è importante conoscere la storia e che lo è ancora di più farla conoscere, allora è altrettanto vero che la storia, quella con la S maiuscola, non possa essere selezionata. Non possiamo studiare o far studiare solo quello che ci piace e ignorare ciò che invece non ci va giù. Perché la storia serve anche a non ripetere gli errori. Sapere quello che è successo ieri può servire ad evitare o a prevenire ciò che potrebbe accadere domani. Certo, sull'oggi lo sguardo non può ancora essere distaccato, ma se ci guardiamo indietro è un'altra cosa. Il problema non è distinguere i buoni dai cattivi, a quello semmai penserà la coscienza del singolo, ma piuttosto capire perché e come si sia arrivati a determinati fatti. Noi abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. Ovviamente è difficile raccontare con distacco chi buono non lo è stato mai e che pure la storia l'ha attraversata da protagonista. È in questo solco complesso, in un certo senso rischioso, che si è avventurato il giornalista Pablo Dell'Osa, autore del saggio Il Tribunale Speciale di Guido Cristini. Un abruzzese, Cristini, arrivato al vertice del fascismo di Benito Mussolini. Pablo Dell'Osa ha presentato il saggio alla Libreria Coop di San Buceto nell'ambito della rassegna A tu per tu con l'autore, promossa dal Centro d'Abruzzo. Era per questo che la storia dai brividi, perché nessuno la può fermare. Il 16 novembre 1922, nel suo discorso di insediamento alla Camera, Mussolini pronuncia la famosa frase: potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco per i miei manipoli. Fra lo stupore dei deputati antifascisti, alibiti da parole che sono esplicito preannuncio di regime. Pablo Dell'Osa, il libro è Il Tribunale Speciale e la Presidenza di Guido Cristini. Diciamo subito che, come anche nel manifesto si legge, Guido Cristini è stata una figura controversa, ma io vorrei proprio cominciare da qui. Perché viene presentato come figura controversa un uomo che comunque oggi risulta condannato dalla storia? Cristini riuscì in realtà a sfuggire, a nascondersi bene. D'altra parte basta pensare che sia morto nel 79 e questo è il primo libro che racconti tutta quanta la sua parabola politica ed umana. Cristini rappresentò davvero l'emblema della giustizia ingiusta e forse è stato il più sanguinario dei gerarchi fascisti, anche perché il suo potere fu enorme. Sopra Cristini c'era solo Mussolini, ma riuscì talmente bene, quindi, a farsi dimenticare, a passare proprio indenne, che Cristini sembra non sia mai esistito in realtà. Mentre Mussolini discute con il Vaticano, il Tribunale Speciale è al lavoro. Fra il 1927 e il 1932 processa 1945 oppositori, cui vengono complessivamente inflitti più di 10.000 anni di carcere. Tra i socialisti, Sandro Pertini, condannato a 10 anni e 9 mesi. Cristini era quello che firmò, fu il primo firmatario del ritorno della pena di morte in Italia. Per mestiere era uno di quelli che, dopo un processo farsa, decideva la vita o la morte degli imputati ed era davvero lo spauracchio degli antifascisti. Cristini fu presidente del Tribunale Speciale dal 1928 al 1932, ma in realtà lui è parte del Tribunale Speciale già dalla nascita, quindi si fa tutti i processi più scottanti, da Gramsci a Pertini a Romolo Tranquilli, che per chi non lo conoscesse era il fratellino di Silone, tutti i processi più importanti e che spesso finivano con la pena di morte e quindi con la fucilazione di Stato. In tutto questo, anche quando il fascismo è finito, lui è stato un uomo che è riuscito in qualche modo a farsi dimenticare, a farla franca, addirittura al punto da essere amnistiato. E
questa amnistia all'epoca suscitò davvero tanto scalpore, tanta eco sui giornali, insomma uscirono titoli che gridavano allo scandalo. Sì, Cristini fu forse il fascista più odiato, anche perché dei tre presidenti del Tribunale Speciale dopo la caduta del regime era solo lui in vita, e tant'è che essere un Cristini divenne un modo di dire popolare, proprio per dire il peggio del peggio, e nello stesso tempo colui che avesse quella particolare capacità di farla franca sempre e in tutti i modi. Cristini riuscì a non fare un solo giorno di carcere, riuscì a non scontare alcuna condanna, neanche pecuniaria, e soprattutto passò gli ultimi poi 20 anni della sua vita in una sorta di esilio dorato, dove a Capri. Fascisti squadristi, fascisti in Parlamento, fascisti al governo. Cristini era comunque a filo diretto con Mussolini, basti pensare che la Camera di Consiglio in cui venivano decisi i processi più importanti aveva un filo diretto, quindi una linea telefonica con lo studio di Mussolini, dove lì venivano decise le condanne esemplari, quelle che avrebbero dovuto dare un monito agli antifascisti. Il disegno del futuro Duce è chiaro, vuole essere il controllore della violenza, gestirla per farne un'espressione del suo potere. Cristini fu anche un personaggio che riuscì da guardia grele, cioè da essere figlio del farmacista di guardia grele, a costruirsi dal nulla una carriera napoleonica, cioè a rappresentare davvero la scalata al potere così dal nulla. E insomma bisogna anche, adesso bisogna sì condannarlo per certi versi, ma per altri bisogna riconoscersi quella caparbietà tale che riuscì davvero a cavalcare il fascismo, fu un uomo del suo tempo, ecco. Hai scritto questo saggio per Mursia, però lo presenti naturalmente in terra d'Abruzzo, dove tra l'altro ci sono ancora dei discendenti di Cristini. Che rischio hai corso? Cioè quello di presentare un uomo cattivo con la C maiuscola, crudele con la C maiuscola, o sei riuscito a offrire dei lati anche diversi di questa persona, e se sì, come hai fatto a vincere anche, diciamo, l'approccio del giudizio storico? Innanzitutto dietro questo libro c'è una ricerca maniacale, c'è un lavoro massacrante, tutte le fonti possibili ed immaginabili in giro per l'Italia sono state vagliate, qualcosa come oltre 400 libri, 2000 articoli di giornale e qualche chilometro di scaffalatura d'archivio, quindi questo serviva per mettere dei paletti fissi e evitare che si potesse, come dire, interpretare Cristini, nulla è stato, come dire, romanzato per rendere il racconto più potente, anche perché in molti casi, come si suol dire, la realtà superava di gran lunga la fantasia. E credo che portare Cristini in giro per l'Abruzzo, e non solo, anche perché ci saranno tante altre tappe in giro per l'Italia, sia anche una sorta di dovere civico, cioè di raccontare questo personaggio così cruciale, così importante, che nel bene o nel male comunque appartiene alla storia dell'Abruzzo. Bene, grazie. Allora vi ricordo il Tribunale Speciale e la Presidenza di Guido Cristini, Edizioni Mursia, Paolo Dellosa. Grazie. E poi c'è YouTube, e in fondo anche questa è storia. Una storia che qualcuno può non avere scelto, qualcun altro guardare con perplessità o anche con sospetto, se vogliamo. Ma, come detto prima, la storia non si seleziona, va avanti da sé. E così vanno avanti, e come se ci vanno, gli YouTuber, ragazzini e ragazzine che hanno colto l'opportunità offerta dal sistema tecnologico per raccontarsi, per raccontare la vita che li circonda, o forse per farsi vedere, magari non sanno chi era Andy Warhol, ma loro comunque provano ad afferrare al volo i 15 minuti di notorietà garantiti dal mondo 3.0. 15 minuti che però possono anche diventare molti di più e molto altro quando la posizione dello YouTuber di turno cresce e si consolida, al punto da essere super richiesta e addirittura scritturata da una casa editrice che decide di pubblicare pensieri e parole della star in questione.
e la star in questione stavolta è la giovanissima Sivi, minorenne tenuta al riparo dalle interviste, ma documentata comunque attraverso le immagini che state vedendo. Ad accoglierla al centro d'Abruzzo di San Buceto, nella libreria Coop, c'erano tante ragazzine e tanti ragazzini arrivati per sentire Sivi raccontare la sua storia, che poi, forse a pensarci bene, è anche la storia. Television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get, I'm a good man. The young dude, hey, dude, carry the news. Sono due specie di sogni, quelli che si realizzano perdendo un po' della loro natura e quelli che magari non si realizzano ma che ci danno la spinta ad andare avanti, a inseguirli sempre di più. E magari correndo sul terreno del fantastico potremmo, chissà, incontrarli in una conchiglia. La storia che raccontiamo adesso è quella di Wimpel degli Orizzonti. Il libro, pubblicato dalla casa editrice di Castel di Sangro, Neo Edizioni, è firmato da Peppe Millanta, musicista e scrittore di Francavilla al Mare. Perché ho una conchiglia all'orecchio? Perché ascolto il rumore del mare? D'altra parte mi chiamo Marina, potrebbe essere diversamente. Non è che io abbia le visioni o le allucinazioni uditive, ma è che questa conchiglia è centrale nella storia che stiamo per raccontare. Non questa, la conchiglia in generale, perché la conchiglia è un orecchio ampliato anche sul mondo poetico di Peppe Millanta. Io ho iniziato in realtà perché sono un appassionato di storie, quindi non vedo una grande differenza fra raccontare una storia con una chitarra o con una penna o attraverso uno spettacolo teatrale, quindi è un po' questa un po' la cifra anche un po' della mia ricerca. La scrittura, insomma, questo raccontare storie, ma forse è bello dire ce l'ho sempre avuto, in realtà no, io avevo un momento preciso e quando ho scoperto i racconti di Dino Buzzati, ero giovanissimo in una biblioteca e quindi là mi sono un attimino avuto questa folgorazione. La storia è una storia che parla come tematica fondante è un po' la ricerca della felicità e delle seconde occasioni. Ci tenevo a raccontare una storia che parlasse di questa tematica in particolare, che a me è cara, ed è ambientata in un luogo che, senza retorica, insomma, mi piace definire un po' un luogo dell'anima, semplicemente perché a tutti è capitato di esserci o di passarci del tempo, ed è il posto dove ci capita di finire quando perdiamo l'occasione per essere felici. Tutti quanti nella vita abbiamo un attimo, uno sliding doors in cui poteva andare diversamente. Dici, sicuro? Secondo me sì. Sì, almeno qualcosa che ci ragioniamo. Sono lì che mi siedo e aspetto. Chissà come poteva essere se. Quindi è già andato, quindi non posso fare più niente. No, è un libro invece che parla proprio delle seconde occasioni, di affrontare con coraggio, insomma, la ricerca del proprio modo di essere felici, insomma. Quindi volevo fare un libro che parlasse, per quel che potevo, di cose più possibili belle. È un libro per sognatori, è un libro scritto da un sognatore o ambedue le cose? È un libro scritto da un sognatore, sì, è un libro scritto per sognatori, sì, ma non solo, anche per chi, cioè, può essere a più chiavi di lettura, a livello, sono più livelli. Parliamo del protagonista e anche dei suoi orizzonti. Il protagonista è questo ragazzino che ha la cifra di essere un testardo di prima categoria, perché per raggiungere i propri sogni bisogna essere testardissimi. Si chiama Wimpel, è un nome, questo vabbè, la domanda classica è come si pronuncia Wimpel, normale. Ho scelto dei nomi che fossero non reali perché avevo la necessità di parlare di un luogo senza tempo e senza dove, quindi geograficamente non ritrovabile, insomma. Sono le due che confondono un po' l'idea, uno pensa di trovarsi dalle parti degli Stati Uniti, che ne so. Abbiamo avuto Wimpel, 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 con una lunghissima pausa, e anche Winnipeg, sì, di tutto. Sì, sì, ci sono stati, però mi piace questa interazione, che ognuno può leggere i nomi come vuole. Quindi questo vale un po' per tutti i personaggi, perché sono tutti personaggi che non sono né descritti troppo nello specifico, e anche i nomi sono
così, senza tempo appunto. Parla di questo posto che si chiama Dinterbild, dove c'è questa comunità sospesa nel tempo e nello spazio, convinta che al di fuori di questo paese non ci sia null'altro, al di fuori insomma, di ciò che accade all'interno. E questo Wimper, questo ragazzino, è il primo che ha il potere di immaginare che ci sia un altrove. Nel libro è citata spesso questa parola, perché è un po' un posto dove chiunque può trovare ciò che desidera. E quindi è un libro incentrato, è un romanzo di formazione che si è incentrato su questa ricerca, su questo tentativo di raggiungere questo altrove da parte di questo protagonista, che si tira dietro con sé anche tutta questa comunità bizzarra, molto, insomma, volevo fare qualcosa di molto arioso, quindi pur volendo parlare qualcosa di serio, perlomeno serio per me, però affrontarlo in maniera molto leggera. Per farlo ho utilizzato un ragazzino, appunto questo Wimper, perché mi permetteva di utilizzare la fantasia in maniera il più possibile sfrenata, quindi del tutto lontano dai canoni del realismo classico. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. E qui entra in gioco poi la conchiglia, no? Che è un po' questo oggetto concreto, ma nello stesso tempo evocatore anche un po' immateriale, perché tutti noi ci sentiamo, crediamo di sentirci, ma sentiamo davvero quello che, insomma, da bambini ci dicevano essere il rumore del mare, che magari è solo un effetto scientificamente spiegabile, però preferiamo credere e continuare a credere che sia il rumore del mare. Sì, è un po' una metafora su quello che voleva essere questa storia, quindi un incitamento, diciamo, a continuare a credere nei sogni, a partire appunto dalla una delle prime bugie che ci viene detta, sostanzialmente, che nelle conchiglie si possa sentire il mare, però è importante continuare a crederci, secondo me, anche da adulti. E mantenne la parola, sempre, anche quando lasciò la fanciullezza alle spalle ed ebbe dei bambini suoi. Eccola là, Jane. Seconda stella a destra, poi si volta e via, sempre dritti. L'isola che non c'è! E dopo abbiamo detto musicista, abbiamo detto autore anche teatrale, adesso questo libro, poi che cosa fai? Riprendi tutte e tre le cose o ne coltiverai una in particolare? Ma io sono un po', sono caotico nella mia percorso, dipende dalla storia che verrà, se sarà una storia adatta al cinema ragionerò per sceneggiatura, per teatro, per romanzo, vediamo, dipende un po' dalla storia, dalla prossima storia. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Francesco Coscioni, Edizioni Ne, una casa editrice tutta abruzzese, da Castel di Sangro, voi siete in due, che però insomma già in occasioni molto importanti ha varcato i confini regionali, e questa volta la vostra proposta è ancora più, insomma, fa parte un po' del gruppo di proposte originali che cercate di pubblicare, in questo caso il libro di Peppe Millanta. Come l'avete scoperto? Ma il libro veramente è stato Peppe a scoprire noi, nel senso che ci ha contattato e ci ha affabulato dall'inizio con questa storia che aveva, che ancora però non aveva scritto. È stata bizzarra, l'antefatto è bizzarro, per cui ci ha detto che esisteva questo libro, ce ne parlava, noi ne siamo rimasti affascinati e man mano che però gli chiedevamo di farci leggere, lui ci dava piccoli spicchi, piccoli assaggi, facendo crescere ancora di più la nostra curiosità. Quando poi ci ha consegnato il libro siamo rimasti, come si è confermata ulteriormente l'impressione che ci aveva fatto, per cui ci siamo trovati questo libro, perché noi è meraviglioso, una boccata d'aria fresca rispetto anche alle letture che si fanno oggi, di una grandissima intelligenza, di una grandissima profondità, e quindi si è creato questo incontro. E a che cosa state lavorando adesso? Ci sono altri progetti? Insomma, ripeto, i vostri titoli sono sempre un po' particolari, no? Guarda, noi stiamo cavalcando il successo che abbiamo avuto con Modus Legendi. Noi abbiamo con il romanzo Il Sale, di uno scrittore francese, di nome Jean-Baptiste Delamo, siamo arrivati primi al concorso Modus Legendi, per cui adesso il libro è entrato in classifica nazionale, in classifica straniera, italiana, al 15° posto. Vedremo se questo
questa settimana riusciremo a varcare le soglie della classifica su carta stampata. E abbiamo poi un altro romanzo candidato al premio Strega, il romanzo La madre di Eva di Silvia Ferreri, e quindi anche qui ci auguriamo di entrare poi nella selezione ufficiale. E abbiamo poi in uscita a maggio un romanzo di uno scrittore toscano, Gregorio Maggini, si chiama, questo libro si chiama Cometa, un romanzo generazionale, noi proprio per i trentenni di adesso impelagati, come dire, in un futuro che esiste poco e come dire con queste nuove scommesse digitali, veramente un romanzo molto molto potente. Poi abbiamo il romanzo, scusami, abbiamo il nuovo libro di Alessandra Racca, che è di fatto la nostra poetessa pop, che non è altro che il suo primo libro che scrisse, è uscito 10 anni fa, che noi poi abbiamo ripreso, rivisitato, e quindi una versione deluxe, Nostra Signora dei Calzini deluxe è il romanzo. E poi abbiamo delle uscite a settembre, che abbiamo un romanzo di Angelo Calvisi e poi una raccolta di racconti a novembre di Paolo Zardi. Allora, torna Paolo Zardi, tra l'altro, e, come piccola casa editrice, nel momento in cui si è aperto uno spiraglio per le piccole case editrici nei grandi premi, no? Quelli super importanti, voi l'avete colto e vi siete riusciti, insomma, a penetrare questo mondo così difficile da violare. Certo, poi magari arrivare alla cima sarà un'altra cosa, si dice che i premi siano in qualche modo anche un po' pilotati, non lo so, voi forse avete più esperienza di me, però già aver violato questo Sancta Sanctorum è già tanto. Beh sì, nel senso che noi è stato tutto la prima volta siamo arrivati allo Strega, è stata molto come dire istintiva come cosa, nel senso un po' come quello che facciamo, nel senso che avevamo questo romanzo, non avevamo mai pensato al premio Strega, veramente ci sembrava una cosa grandissima, anche lontana da noi. Nel modo in cui però ci siamo trovati, 21 secolo, il romanzo di Paolo Zardi, quando l'abbiamo letto, ho detto questo è un romanzo adatto per lo Strega. Dal momento in cui abbiamo avuto questa intuizione, abbiamo cercato di capire come muoverci, come fare, perché non avevamo proprio idea di come si facesse, e da lì abbiamo seguito tutti gli step ufficiali e siamo arrivati nella selezione ufficiale, per cui pure noi inaspettatamente siamo riusciti a violare questo forziere, per quanto non credo che siano pilotati, ecco, i premi, è semplicemente che spesso c'è una gestione dietro di giurati che inevitabilmente poi porta probabilmente a selezionare autori di case editrici grandi, non è un vero e proprio pilotaggio, è un fatto anche di conoscenze, sì, condizionamento non così consapevole credo, però sì, probabilmente sì, di conoscenze, di relazioni che comunque le grosse case editrici grandi hanno. Allora, mi ha fatto piacere fare questa chiacchierata perché poi il mondo della editoria anche regionale, ma che è riuscita insomma anche a, come dicevo prima, a superare i confini della regione, è interessante, visto che poi siamo in una libreria, parliamo di libri, quindi è un altro aspetto della lettura e della nostra passione per la lettura. Grazie Francesco. Grazie a voi. Come with me and you. In a world of pure imagination, take a look and you'll see.